Presenterà il più sbalorditivo dei programmi, non una cronaca diretta di ciò che sta accadendo, ma addirittura la cronaca di ciò che accadrà tra breve. Attenzione! Ora amici, ouverture, che però non si fermerà semplicemente all'ouverture, ma sarà tutta un'opera. Ecco, in questo momento l'annuncio. L'uomo sta uscendo, il primo uomo sta uscendo dal veicolo lunare. È sulla piattaforma del modulo lunare. Neil Armstrong è uscito dal cappello. Sono le 4:51 del 21 luglio 1969. Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Un attentato è stato compiuto oggi contro il presidente degli Stati Uniti, Kennedy, a Dallas, nel Texas. La prima torre colpita, la Torre Nord, è crollata, quindi in questo non ci sono momento più. Tutte e due le torri gemelle sono state rase al suolo. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaveowners. Fuoriali, battuta la punizione, Grosse di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi. Bergomi. Gentile, è finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Mio personale saluto rivolto a chi ha la cortesa attenzione sia per il canale televisivo che radiofonico. Grazie ad Andrea Striano che cura ovviamente la messa in onda sul canale streaming mondiale per Colors Radio e grazie a Lorenzo Loddo per quello che è invece il canale televisivo. Luigina Scrivin, Marco Federico Dionigi per il supporto redazionale. Grazie a tutte le persone che in questo momento da ogni parte davvero d'Europa sono collegate con noi, i comitati per la libertà di vaccination di Parigi, insomma tante persone, ma soprattutto grazie a lei, alla senatrice Elena Fattori del Movimento 5 Stelle. Senatrice, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuta a Colors Radio. Buongiorno a voi e bentrovati. Allora, mi è piaciuto un po' meno l'articolo, ma l'articolo è qualcosa di asettico e non riportava ovviamente le sue dichiarazioni. Molto mi è piaciuto, l'ho scritto ieri, invece il suo intervento fatto qualche giorno fa a TG Sky, al TG Sky in uno speciale in cui si parlava soprattutto di vaccini. E ha detto una cosa che mi sento di condividere: nell'assunzione di una responsabilità che oggi investe chi fa politica, chi fa comunicazione, parlando di una questione che è diventata la questione più urgente del paese, appunto quello dei vaccini. Responsabilità e adeguatezza di termini e di atteggiamenti rispetto alla vicenda stessa. Lei in buona sostanza ha detto non può diventare lo scontro e la propaganda della politica, ma deve essere assunto dalla politica questo dei vaccini come un argomento di grandissima responsabilità. Perché tutta questa frizione intorno all'argomento? Perché si è esacerbato il tono rispetto invece a quello più adeguato della scienza, secondo lei, senatrice?
Guardi, non ne ho idea, nel senso che poi io sono una persona di scienza, ho lavorato tanti anni in laboratorio. Biologa, ricordiamolo, sì, ho lavorato tanti anni sui vaccini, quindi li ho sempre affrontati uno per uno, valutando con l'opportunità della ricerca, gli investimenti, il rischio, il beneficio, l'importanza della malattia. In politica è diventato un derby e questo è molto grave perché i vaccini sono una risorsa importantissima, cioè sono una risorsa sanitaria irrinunciabile. Io ho avuto modo di collaborare anche con associazioni, organizzazioni che si occupavano di malattie tropicali o comunque di malattie di paesi dove i bimbi muoiono di queste malattie, e i vaccini sono qualcosa di indispensabile. Quindi su questo dobbiamo un po' metterci tutti d'accordo. L'imprescindibilità come conquista scientifica del vaccino. Assolutamente, no? Questo ne siamo tutti consapevoli. Dopodiché farne un derby è francamente pazzesco, perché ci sono le pratiche per metterli in commercio, c'è la farmacovigilanza, dobbiamo solo fare in modo che tutto questo funzioni. Tutto questo funzioni. Io la incalzo un po' anche per i tempi, perché in questo momento è in print time veramente su tutte le agenzie, almeno d'Europa, ma vedo che è collegata anche agli Stati Uniti, ed Atlanta, che non è una città astratta. Sono molto lusingata. Ad Atlanta infatti abbiamo... Ci arrivo, senatrice, perché lei nell'intervista al TG Sky ha detto: noi siamo per la libera scelta, però devo fare una premessa, perché è uscito un comunicato qualche giorno fa, ieri l'altro, del Movimento 5 Stelle, il quale ha detto: pur condividendo alcune prese di posizione o dichiarazioni di singoli consiglieri comunali, regionali, sono soprattutto però, e tali vanno considerate come posizioni personali, mentre lei e l'onorevole eurodeputato Pedicini parlate in senso più ufficiale rispetto alla libertà di scelta, giusto? Sono due cose diverse, parliamo di modalità, raccomandazione, obbligatorietà, e quello è una scelta politica. Poi se dobbiamo cominciare a parlare di effetti del vaccino e di purtroppo una storia che ormai è smentita, cioè della correlazione tra autismo e vaccini, là noi ci dissociamo, perché non è compito nostro mettere in discussione le tesi scientifiche di chi ha smentito questa correlazione. Il compito nostro è valutare qual è la modalità migliore per vaccinare le persone dal punto di vista politico, e chiunque di noi si lanci in interpretazioni scientifiche sbaglia. Ma finché lo fa lei, noi che siamo, anche, che anche siamo, competenza va bene, se lo facessi io sarebbe un dramma, infatti mi tengo a debitissima distanza. Però sulla scelta, senatrice, a questo punto, sulla libertà di scelta, come siete messi? Prego. Arrivare a una... Innanzitutto questa sarà la domanda del blog, quindi lo annuncio subito. Benissimo. Quale modalità preferisci, l'obbligatorietà o la raccomandazione? Tenendo presente che l'obiettivo del Movimento 5 Stelle è garantire nel nostro paese la massima possibile copertura vaccinale che sia compatibile con l'interesse sanitario e sociale. Detto questo, noi vogliamo assolutamente che le persone siano felici di vaccinarsi, vadano dal medico e desiderino vaccinarsi e ce ne siano quindi, il più possibile. Oltre che preparata, mi lasci fare una digressione, perché i toni sono sempre esasperati, invece lei è l'interlocutore adatto. Questa è un po' la caratteristica, la virtù delle donne, quello di rendere compatibile al dialogo anche l'argomento più pernicioso. Lei ma non è pernicioso. No, tra i più perniciosi, perché mi dà lo spunto. Brava biologa, mamma di tre bambini, mi è piaciuto le modalità con le quali hai vaccinato, l'ho seguita molto, e oggi ha un approccio giustamente anche più politico alla vicenda. Le dico però che succede: allora, il blog ci ha anticipato questa cosa meravigliosa, quindi libertà o obbligo sarà il motivo di discussione referendario del blog, giusto? Aggiungo una cosa, la modalità libera scelta ovviamente poi dovrà andare incontro, in caso di epidemie serie ci dovrà essere un ente terzo senza conflitto di interessi. Di fronte alle epidemie alziamo tutti le mani, e ci mancherebbe. Però senza eventuali obbligatorietà nel caso di pesanti cali di coperture vaccinali che mettono in pericolo la salute pubblica, ovviamente l'istituzione deve garantire la copertura, e ci mancherebbe altro.
sociale. Lei ha parlato del professor Guido Silvestri, il quale ha confutato, tutta una serie di relazioni tra vaccini e danni. Allora, passi l'autismo, nel senso, la letteratura scientifica nega ogni... Quello si sono pronunciati. Io le dico... No, però aspetti, anche sul vaccino, quello dell'antipapillomavirus, lui ha confutato ogni nesso causale. Ma ben venga il dibattito degli scienziati su queste cose, non siamo certo noi a dover dibattere. Io sono contenta quando qualcuno dice c'è un effetto e qualcun altro dice non è vero nella scienza, perché la scienza ha la caratteristica di sapersi confrontare, di saper vedere i dati, di metterli insieme e di giungere a una conclusione. Io credo che questo sia il mestiere della scienza. Qualcuno pensa che ci siano degli effetti, qualcun altro no. Alla fine della discussione se ne uscirà con un consenso scientifico. Certo. Io non voglio... Ce lo auguriamo, tra l'altro. A proposito, la incalzo per i tempi. Prego. Le dico un'altra cosa riguardo alla polemica sulla trasmissione. Io l'ho trovata molto interessante per quanto riguarda... Lei parla di report politico, in questo momento, sì, giusto? Perché lei mi dice degli effetti collaterali. Sì. Gli effetti collaterali non si possono discutere in una trasmissione, devono essere affrontati dagli esperti. Yehuda Schoenfeld è un esperto, però, senatrice. No, io le voglio dire, ha fatto bene il conduttore a lanciare il messaggio che è difficile comunicare con la farmacovigilanza. Quello io l'ho ritenuto importantissimo, perché gli effetti collaterali nel tempo li puoi valutare solo con una buona farmacovigilanza. Che ora siano mancati i tempi, ci siamo, perché è un dibattito che chiede torni di tempi molto più ampi rispetto ad una trasmissione televisiva. Non considerare Yehuda Schoenfeld, che tra l'altro ho anche conosciuto personalmente, l'ho visto operare a Tel Aviv, un'eminenza, significherebbe deprivarlo di un primato che ha conquistato sul campo. Prima di salutarla, però, aspetti. Volevo dire, dobbiamo combattere. Per d'accordo. Però mi lasci dire una cosa prima di salutarla, senatrice. Pier Nicola Pedicini, che insieme a lei sta redigendo, soprattutto grazie per quello che riguarda il vostro sforzo, all'esimio professor Guido Silvestri, che dirige il laboratorio di microbiologia e immunologia di Atlanta, importantissimo, l'Università di Atlanta, oggi sul Corriere esce questo articolo. Marchigiano di Senigallia, 54 anni, conterraneo del microbiologo Provax del San Raffaele, il professor Raffaele Roberto Burioni, Pedicini ha detto: ci siamo sentiti e siamo d'accordo su tutto con Burioni. E Burioni ha detto anche: sono un indipendente, non ho nessuna tessera di partito e sono estraneo. Burioni, no, Silvestri, non Burioni. Come? E mi sa che Silvestri. No, forse non lo sa neanche. Guardi. Allora, glielo leggo testualmente. Per chiarire la posizione del Movimento 5 Stelle, e poi la saluto dopo questa risposta. Lavoro affidato appunto a Silvestri, assieme alla senatrice Elena Fattori e all'europarlamentare Pier Nicola Pedicini, marchigiano di Senigallia, 54 anni, conterraneo del microbiologo Provax del San Raffaele, professor Roberto Burioni. Ci siamo sentiti e siamo d'accordo su tutto, dicono Burioni e Pedicini. Il ricercatore respinge ogni connotazione politica. Sono un indipendente, dice Burioni. Non ho tessera di partito e sono estraneo alle polemiche all'interno del 5 Stelle, con i quali sono venuto a contatto casualmente. Lavoro gratis sul documento con noti esperti europei e americani. Verrà indicato un modello applicabile alla realtà italiana con l'obiettivo di allargare la copertura nella popolazione. Trovo che chiunque andrà al governo, e non mi interessa chi, abbia il dovere di impegnarsi su questo fronte. Quindi collabora anche Burioni con voi? No, mi sa che c'è un errore nell'articolo, noi stiamo collaborando solo con Guido Silvestri. Perché Pedicini o Burioni hanno detto che si sono sentiti e sono tutti d'accordo. Io le invio l'articolo, senatrice. Sì, va bene, insomma. Però non c'è Burioni con voi, giusto? Che non sarebbe un dramma, se uno fa una scelta ci mancherebbe. Voglio dire. Ma se volesse collaborare sarebbe il benvenuto, voglio dire. Che ha una posizione però assolutamente antipodica, perché sa che Burioni non ha apertura alla libertà. Sì. Di nuovo, noi agli scienziati chiediamo scienza, ai cittadini chiediamo la posizione. Non facciamo confusione, cioè noi ascoltiamo sempre tutti, non siamo aperti a qualunque contributo. Senta, sa che Guido Silvestri ha anche applaudito alla radiazione di Gava. Lei com'è su Gava? Com'è la sua posizione?
posizione su... No, io non mi pronuncio su decisioni mediche, assolutamente non è il mio compito e non voglio pronunciarmi su delle decisioni dell'ordine dei medici. Io faccio la portavoce, quindi io devo ascoltare quello che vorranno fare i cittadini compatibilmente con le esigenze della nostra società rispetto a due scelte: obbligatorietà o raccomandazione. Questo è il compito di un politico. Non sia mai che un politico si mette a disquisire né sulla scienza né sulle decisioni di organi terzi che non devono essere influenzati. Però sarebbe bello considerare anche sa che Burioni, per esempio, sa che Burioni dice chi non ha fatto pubblicazioni scientifiche, sappiamo tutti come si arriva a pubblicare scientificamente, chi c'è dietro a queste riviste dal punto di vista del finanziamento e dell'editoria, non può discutere di scienza. Voi siete più aperti, immagino, quindi sentirete anche cosiddetti ricercatori e scienziati indipendenti, mi auguro, senatrice. Noi sentiamo tutti, perché noi per l'articolo 67 della Costituzione siamo rappresentanti del popolo italiano, però la scienza ha delle sue misure, mi lasci dire, perché pubblicare un lavoro scientifico non vuol dire essere corrotti o qualcosa, vuol dire aver fatto un buon lavoro, perché i lavori scientifici... Che deve essere compatibile con le case farmaceutiche che ovviamente finanziano. Ma allora io mi alzo e dico, ho osservato che il cielo è verde, non lo pubblico e sono uno scienziato, abbia pazienza, ci vuole una garanzia che lo scienziato con cui mi interfaccio sia veramente uno scienziato e abbia una carriera universitaria, abbia delle pubblicazioni. Non è vero che le pubblicazioni sono solo finanziate dalle case farmaceutiche, perché ci sono delle riviste internazionali, Nature, Science, che ospitano ricercatori pubblici. Non facciamo confusione su queste cose. Uno scienziato, per essere tale, deve avere un curriculum, deve avere dell'esperienza, delle pubblicazioni, altrimenti non è uno scienziato, abbia pazienza. Quindi ci sono anche persone che non... La scienza ufficiale. Giovanni Rezza dice anni. La scienza ufficiale è come la letteratura scientifica ufficiale, significa tutto il suo contrario. Che Rezza, tra l'altro, è contrario all'obbligo vaccinale, come è contrario l'amico Fabrizio Pregliasco, che sono per la libertà di scelta. Ma anche lei, però... politica, io sono... Io ho investito molto per lei. La ringrazio. No, idealmente ho investito su di lei. Lei è per la libertà, allora, di scelta, possiamo dirlo? Io le dico che io sono per una modalità di vaccinazione tipo la Svezia, dove... Quindi libertà di scelta. Perfetto. Ma c'è un accompagnamento alla vaccinazione intelligente, non una coercizione che fa solo esasperare gli animi. L'accompagnamento alla vaccinazione, a mio avviso, e poi sceglieranno i nostri iscritti sul blog, deve essere quello di far capire alle persone quanto sia importante accedere alla vaccinazione, anche perché nessun genitore vuole il male dei figli. Assolutamente, però molti bambini sono stati anche danneggiati dai vaccini, purtroppo. Quindi è per questo che mi auguro come lei che ci sia non solo una raccomandazione, la consigliatura da parte dello Stato, mai l'obbligo, ma anche un accompagnamento scientificamente corretto proprio alle vaccinazioni. Ma io le dico, con i miei tre figli l'ha so fatto lei, ho sentito, cosa significa l'ultimo figlio che ha avuto malattie piuttosto importanti. Ho avuto la fortuna di avere un medico pediatra che mi ha seguito, ma giorno per giorno, perché il bambino stava veramente male, e che mi ha fatto un calendario vaccinale che ha anche perplesso il centro vaccini. Prima di salutarla, che siamo davvero in ritardissimo, a Teramo Alessandro Di Battista carinamente mi disse, tra l'altro ostentando un'onestà che non conoscevo nella prima e seconda Repubblica, ha detto: voglio essere chiaro con voi, signori, tra noi del Movimento 5 Stelle ci sono quelli come me che sono per la libertà di scelta, e fece anche il nome della senatrice Fattori, ma ci sono anche molti altri deputati e senatori che invece sono per l'obbligo vaccinale. Ad occhio, secondo lei, e poi la saluto e la ringrazio, come finirà il sondaggio sul blog libertà o obbligo vaccinale? Guardi, non lo so, la democrazia è il popolo è sovrano. Però partecipate solo voi, vero? Solo gli aderenti? Tutti gli iscritti al blog, tutti non gli serve iscritti. Nessuna... Perfetto. Per iscriversi al blog basta... Iscriviamoci al blog e votiamo anche noi. Voglio dire, però la democrazia va rispettata. Va rispettata la salute, la democrazia. Questa votazione andrà sul blog e la gente avrà l'informazione giusta, certo, perché noi abbiamo dato negli anni la voce a tutti.
Abbiamo elaborato adesso un documento che si basa sull'esperienza dei paesi più evoluti, dove non c'è l'obbligo di vaccinare. E abbiamo anche un consulente scientifico importante, e quindi importante così, secondo voi, poi secondo me si potrà far meglio, ma queste sono scelte talmente personali e differibili. Però non siamo criticabili, nel senso che veramente abbiamo... No, non siete criticabili tutto, finché guardi, senatrice, siamo, mi lasci dire una cosa. Scusi, sì, che il consulente, poi magari no, aspetti, qualcun altro dice però siete per la libertà... No, guardi, va bene. Benissimo, io gliela posso dire proprio l'ultimissima. Io credo che il professor Guido Silvestri, come scelta, è una scelta anche strategicamente intelligente, politicamente va bene, perché poi solleva da eventuali attacchi di antivax. Non è una scelta strategica. Quindi è una scelta ideologica, avete convinta da parte vostra. È una scelta scientifica. È un'eccellenza, un'eccellenza. In questo settore, può parlare di vaccini, può dire i vari sistemi che poi lui si è messo anche a disposizione, lo devo ringraziare perché si è andato a consultare con gli esperti svedesi, gli esperti americani. A questo punto lui sarà in grado di darci una visione scientifica, comprovatamente scientifica. Quindi il vostro documento sarà redatto solo da lui, dal professor Guido Silvestri? Ma no, noi abbiamo un gruppo di lavoro, lui ci aiuta a redare. Dove c'è il rischio che c'è Burioni, però, perché io le mando l'articolo, che c'è poi, non è un rischio, voglio dire, ognuno fa le scelte. Che non c'è Burioni, non c'è perché Burioni. Non l'avremmo accolto. Magari ha detto. Non c'è, magari ci fosse. Magari ci fosse Burioni per lei. Senatrice. Beh, ci mancherebbe, guardi. A me, io sono accusato, di un limite umano. Io non istante riesce a far venire il travaso di bile a tutti. Io per il professor Burioni, pur sforzandomi, ci non riesco a provare antipatia umana. E abbiamo posizioni antipodiche. Non ci deve essere simpatia, antipodiche. Deve essere, e abbiamo posizioni antipodiche da un punto di vista scientifico. Magari Burioni si confrontasse. Il problema è che lui non vuole confronto con chi non ha pubblicato, con chi non sta nel giro delle alte baronie universitarie. Sono scelte, però senatrice. Però mi lasci dire che pubblicazioni e baronie non c'entrano nulla. Secondo me si pubblica solo, secondo il mio parere modestissimo. Però io sono del mestiere e non è vero. E si lasci dire invece da chi non è del mestiere, ma nel 2004, quando aveva opinionista un certo Giuseppe Grillo da Genova, gli diceva sempre: sei l'unico rimasto a dire la verità. Mi sarò rincoglionito. Ma non è uno scienziato. No, mi sarò rimbambito con gli anni, però resto sulle mie posizioni. Senatrice, Beppe, grazie. Beppe rimane un grande, ma non è uno scienziato. E io gli voglio un monte di bene perché ci ha consentito di arrivare. Vi ha consentito di arrivare dove non sareste mai arrivati. Questo vi fa onore. Questo vi fa onore. Ai nostri iscritti di scegliere. Perfetto. Lo dobbiamo perfetto. A Beppe, perché la parola sarà agli iscritti. Senatrice, io la ringrazio. Le strappo una promessa, però. Subito dopo l'esito ufficiale del sondaggio, la disturbiamo altri 5 minuti. Assolutamente, guardi, grazie. Sono curiosissima perché anche non noi. Riesco a prevederne l'esito. Anche noi. Grazie di cuore, senatrice Fattori. Di niente. Grazie alla senatrice Elena Fattori, biologa del Movimento 5 Stelle. Grazie davvero allo sforzo supplementare che mi hanno dato Andrea Striano Drago, Lorenzo Lollo e tutta la redazione. Grazie di cuore. Vi lascio ovviamente al palinsesto di Colors Radio. Stai ascoltando Colors Radio. Stai ascoltando Colors Radio. Questa trasmissione è offerta da Professional Service. Telefono 06 88 62 905. Ti